testa sul nastro Eddie Power e fumata grigia, almeno per il momento, rispetto ai termini offensivi, tanto per citare Gonzales, snocciolati nello scorso vertice, l'incontro in prefettura tra aziende e sindacati ha prodotto una proposta reale e concreta, ma ancora incapace di convincere i quattro operai, sospesi a 40 metri d'altezza, a scendere giù. Il nodo, al momento, resta l'anticipo della cassa integrazione di marzo e di aprile. Non esattamente una questione di lana caprina, ma alla luce della mini proroga proposta dall'azienda, non è detto che entro qualche ora la risoluzione della vicenda non possa effettivamente arrivare. In particolare, mentre sarebbe garantita la proroga di altri 2 mesi per 9 unità che resterebbero a Brindisi Nord, le altre unità sarebbero impiegate da Sogesa in altre aziende che ruotano attorno alla stessa orbita. Una soluzione tampone, ma data la situazione ben accetta dagli operai. Il nodo, come detto, resta quello della cassa integrazione. Sogesa ha garantito l'anticipo per i mesi prorogati di maggio e giugno. Per questioni di liquidità, invece, restano in sospeso marzo ed aprile, una spesa che in questo caso dovrebbe essere coperta dalla stessa A2A. Senza questa garanzia, i quattro operai restano sul nastro e garantiscono i sindacati nessun compromesso ulteriore sarebbe accettato. Sulla pagina Facebook della protesta, intanto, continuano i messaggi. Un po' di speranza, un po' di giustificata disillusione. Bellissima giornata, si legge sulla bacheca. Speranzosi che vada bene, se no, va, andiamo avanti.